Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi sarà un video un po' diverso dagli altri. Oggi vi andrò a far vedere come utilizzo i Metal Jig per cercare i reali in erbaio. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate tanti like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Superiamo gli 80 like per questo video per avere altri tutorial del genere. Mi raccomando, lasciatemi i commenti qua sotto e ditemi sempre nei commenti cos'altro vorreste che vi spieghi di quello che ho fatto. Dunque ragazzi, direi via con la sigla. Partiamo con l'attrezzatura che dite, ma sì, cosa vuoi che sia? E invece no, perché ci sono dei piccoli dettagli che fanno la differenza in questo caso. Io come Metal Jig utilizzo questi due tipi, ovvero il C-Rock Metal Jig da 7 grammi, è disponibile anche in altre grammature, però molto più pesanti, e il Seika Mini Jig. Questo è disponibile in 3, 5 grammi e mezzo, ovvero questo, e 8,5 grammi. Sono disponibili varie colorazioni, qua del Mini jig ne ho svariate, li vado ad utilizzare entrambi per la pesca reale. Nel video di oggi andrò a utilizzare questo Seika Mini jig, 5 grammi e mezzo. Le colorazioni sono un misto tra acqua dolce e salata, si possono utilizzare tutte ovunque. Le ancorette sono trattate anti-salsedine, quindi meglio di così non si può avere. E questo jig di questa grammatura è l'ideale per quello che andrò a farvi vedere tra poco. Come canna vado ad utilizzare la mia Finesse Limited Ultra Light. Vado ad utilizzare la Seika Finesse Limited perché è una canna veramente veramente morbida che riesce a dare un movimento al jig molto particolare, dato che riesce a assorbire e ammorbidire il suo movimento. Questo fattore crea veramente la differenza con pesci apatici. Quando c'è bisogno di un movimento molto più morbido, molto meno improvviso, infatti c'è bisogno di un movimento bello soft, tranquillo, che non spaventi il pesce. Quando è apatico, questo fa la differenza. In questo caso, come vedrete, andrò ad utilizzare il metal jig in un posto dove è sconsigliatissimo, essendo un'ancorettata con molta possibilità di incagliare. Io lo andrò a utilizzare in mezzo agli erbai, però questo metodo di pesca fa veramente il devasto. Ho fatto vari persici in pochi minuti e tutti uno dietro l'altro, sempre nello stesso punto. Perché col micro jig, avendo comunque un buon peso concentrato, una bella presentazione veloce, che non fa troppe vibrazioni, il fatto che riesce a passare in mezzo alle foglie facilmente, dato il suo peso elevato, riesce a entrare nelle tane dentro gli erbai dei reali. Dunque vi lascio alle riprese. Preso, preso, preso. Reale, realino, piccolino. Eccolo qua. Piccolino. Un realino sul jig. Li lascio. Preso, preso, bel pesciotto questo. Op. Porca. Mangiatina, mangiatina. Preso, preso. Un altro, reale, uno dopo l'altro. Reale in tana a metal jig. Eccolo qua, un altro splendido realino. Questa era un'alga con Finesse Limited Ultra Light, Metal Jig 7, no, è Metal Jig da 5 grammi, colorazione molto naturale che ricorda il foraggio.
schiena scura e pancia rossa, molto allettante per i reali. Dunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, ditemi se potete apprezzare ogni tanto dei video del genere, un po' più diversi dal solito, dove vado un po' a spiegare l'attrezzatura in base a quello che faccio, eccetera, eccetera. Ditemi quindi se vi può piacere questa idea lasciando like e commentando qua sotto. Direi che per questo video è tutto, ciao a tutti!